Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita e benvenuti alla 19ª parte della guida Pokémon Rubino Omega sul mio canale. Ebbene ragazzi, oggi siamo qui, ovvero davanti all'ostello della nonnina. L'ultima volta ci avevamo lasciati esattamente in questo punto. E cosa dovevamo fare? Ebbene ragazzi, come potete vedere mi sono messo la bici da corsa per prendere questo strumento qua sopra, che vi faccio vedere subito, che è questo qua, che è appunto Elisir, che ce l'avevamo scordato. E niente, cosa dobbiamo fare in questa parte? Beh, dobbiamo raggiungere la nuova città, che è appunto Brunifoglia, e faremo un percorso alquanto strano. Ma prima, qui sta calando la notte, wow, figo. E niente, battiamo la bambina, che ce l'avevamo scordati anche questa qua. Tuttavia, oggi ragazzi non ho una domanda del giorno, perché sinceramente non saprei cosa chiedervi. Quindi ho deciso, fatemi voi una domanda. Ah, piccola curiosità su Spoink, ragazzi, dato che ci sono. Sapevate che Spoink, perché salta? Beh, Spoink salta perché appunto se smette di saltare il suo cuore smette di battere e quindi morirebbe. Eh sì ragazzi, che ci crediate o no, sulla descrizione del Pokédex c'è scritto questo. Wow, non ci credo nemmeno io. Vabbè, però figo. Tuttavia, Numbel l'ho fatto salire a livello 18, quindi anche lui è diventato abbastanza forte. E niente, cosa deve fare Numbel? Adesso vi faccio vedere anche l'attacco Pino Lancio. E niente, nella scorsa parte vi avevo detto, vi piacciono le basi segrete? E in moltissimi mi avete detto che vi piacciono. Bene, un'altra cosa positiva. Una buona idea allora fare queste basi segrete. Tuttavia, ragazzi, ricordo inoltre che questa guida è in collaborazione con vari forum che trovate qua sotto in descrizione, come Pokémon Italia Generation, un forum veramente molto conosciuto, Poketown, mi raccomando passateci, e molti altri. Quindi io, ragazzi, qua sotto tutto in descrizione, ricordo sempre. Intanto, Pino Lancio, ciao Spoink. Ecco, ora hai smesso di saltare e muori praticamente, muori male. Comunque non scherzo ragazzi, se Spoink smette di saltare muore veramente. C'era scritto questo sul Pokédex, eh? Wow, incredibile. Weavile, figo. Ok, vediamo un po'. Pino Lancio dovrebbe essere super efficace, credo. Credo, non ne sono sicuro, credo di sì però. Comunque, il nostro caro Mamel viene anche confuso, però non nessun problema. Ok, super efficace, wow. E niente, ricordate di lasciare un bel like, un commento, iscrivervi al canale ragazzi, dai, siamo sempre di più. Comunque Brunifoglia è veramente vicina, ci sarà un percorso pieno di cenere da appunto affrontare, sarà veramente divertente, divertente, vedete anche il perché. E niente, è un percorso un po' particolare che però a me piace un casino, mi piace già dai vecchi giochi, quindi wow ragazzi, wow wow wow. Comunque usiamo Pino Lancio e distruggiamo Weavile. Sì, Weavile, ma Weavile. Weavile è quello di ghiaccio, no, ghiaccio buio. Ok, bene, Electra sale anche al 24, o due livelli Electra che si evolve, può imparare morso, mossa di tipo buio, certamente, leviamo grido di lotta che non mi serve praticamente a nulla e impariamo morso. Parte numero 19, nella prossima parte ragazzi, che sarà la 20, dovremo andare alle cascate Meteora, o almeno ci spero. Comunque abbiamo quasi tutta la squadra al 30, eh. Cioè, almeno fra un po' anche Grovyle salirà al 30, quindi fantastico. Tuttavia, andiamo a questo percorso. Come potete vedere, questo è il percorso, ragazzi. Il percorso 113. Ebbene, ragazzi, in questo percorso si possono trovare appunto Sfinda e Skarmory. Skarmory è un po' più raro, ma comunque si trova anche lui. E che dire, quella che vedete non è appunto neve, ma è cenere. Wow, eh? Incredibile. Questa ragazzi, se la raccogliete, dopo vi faccio vedere perché raccogliere questi cumuli di cenere, vedrete che sarà interessante. Tuttavia, ecco, là ci sta già uno Sfinda. Vorrei mettermi il detector, perché qua ci sono veramente un po' di strumenti da raccogliere per terra, eh. Comunque, incominciamo con i primi allenatori di questo percorso. Come ho già detto ragazzi, è un percorso veramente particolare, ma è bellissimo. Potrei farvi la domanda del giorno, appunto, cosa ne pensate di questo percorso, ma non avrebbe senso. Quindi ragazzi, la domanda che vi ho fatto oggi fatela voi a me. E facciamo allora contro Trapinch un Pino Lancio. Livello 19. Potevo mettermi anche Trapinch in squadra, perché era veramente fantastico Trapinch, mi piace un casino. E che poi si evolve anche in Flygon. E come potete vedere ragazzi è una bellezza Trapinch. Mannaggia a te. Va bene, Numbel è stato distrutto, annientato, mandiamo Electrike. Ecco, ho fatto una cavolata, perché Electrike se subisce una mossa di tipo terra muore. Però se attacco prima con morso magari riesco a ammazzare Trapinch.
No! Ma... Ah, meno male che mi ha fatto frana. Mossa di tipo roccia. Non di tipo terra, quindi... Siamo sculati, ma mica tanto, perché mi ha fatto anche brutto colpo. Facciamo attacco rapido, attacchiamo per primi. Ebbene, Travinch muore. Perfetto. Sì, io vi consiglio di mettervi anche voi in squadra Skarmory, ragazzi, perché è veramente forte come Pokémon. Cioè, io non lo metterò, ovvio, perché ormai la mia squadra è quasi completa e l'ultimo Pokémon, come vi ho detto, è di tipo acqua. Però voi comunque mettetelo, perché è veramente interessante. Ok, Loudred. Ve lo consiglio io, fidatevi. Ok, che fare con Loudred? Beh, fare l'attacco, naturalmente, Baraonda. Sì, va bene. Perfetto. Noi abbiamo battuto Federico Bullo. Ciao Bullo, Federico. Ora. Andiamo avanti per il nostro percorso, ragazzi. Intanto non rivelo... sì, uno scumento. Vediamo un po'. Qui c'è qualcosa. C'è qualcosa qua sotto, lo so. Etere, buono, sempre utile. Qui ci sta altra cenere da raccogliere, ragazzi. Raccogliete la cenere, poi vi spiego anche il perché. Qui c'è una ragazzina da battere. Che ci fa una ragazzina qui tutta da sola? Boh. Ok. Genoveffa. Kirlia. Wow, interessante Kirlia. Ok, prendiamo Electrike e proviamo con un raggio scossa. Proviamoci. Ok, questo non ci voleva, tuttavia, raggio scossa. Ecco, lo sapevo, non lo dovevo fare. Mamma mia, Kirlia è veramente un avversario un po' complicato, eh. Ecco, lo sapevo. Mannaggia il diavolaccio. Mi ha scambiato l'abilità e gli ho fatto salire l'attacco speciale. Ma, nessun problema. Andiamo Loudred, livello 30, facciamo attacco Baraonda. E beh, Electrike sono Pokémon che sono un po' scarsucci arrivati a questo punto della guida, ragazzi. Cioè, abbiamo tutti a livello 30, i Pokémon sono al 25 circa, quelli degli allenatori, quindi non ce la potrebbero mai fare. Però loro ci provano lo stesso e soccombono, ma vabbè. Tuttavia, allora, dato che sto a questo punto, potrei anche andarmeli a fare curare i Pokémon senza che li do i rivitalizzanti. Però, non lo so, vediamo un po'. Ok. Accogliamo la cenere che sta qua. Una Pokéball. Super repellente. Bene. La aggiungiamo alla borsa e andiamo avanti. Allora ragazzi, qua ci siamo già stati, quindi dato che mi sono morti due Pokémon di squadra, facciamo così, guardate. Torniamo al percorso 111, andiamo all'ostello qua, senza che mi spreco i revitalizzanti, tanto ce l'abbiamo troppo vicino, no? Ce l'abbiamo vicina la casa, quindi tanto vale andare a farceli curare dalla signora qua. Signora, salve, che mi cura i Pokémon per favore? Grazie, molto gentile. Bene. No, non è stanca, tranquilla. Ok, andiamo qua. Facciamo bicicletta e torniamo al percorso, vai. Percorso 113, ritorniamo qua, raccogliamo la cenere che ritorna molto spesso e battiamo anche il ragazzino qua. Non vuoi battermi? Che bello scorazzare per la montagna ricoperta di cenere. Bellissimo. Chi è che sbuca? Un ninja! Minchia! Chi se l'aspettava? No ragazzi, per giuro non me l'aspettavo che sbucava così. Va bene, Koffing. La Koffing ha levitazione. Quindi Namel non puoi fare poco che niente con mosse di tipo terra. Allora fai con un pirolancio, vai. Ok, dovresti fargli comunque. Baffa al lobo però. Oh, ma ce l'hanno con me, eh. Meno male che resiste. Ce l'hanno col povero Namel. Cosa ha fatto di male questo Pokémon per morire sempre? Ok, vuoi imparare Amnesia per farti salire le statistiche? Fuoco all'energia? Tanto non serve a niente. Ok, impariamo Amnesia per farsi salire insomma l'attacco speciale, solite mosse. Ora, cosa fare? Koffing, vuoi cambiare Pokémon? No.
Facciamo un attacco sempre più lancio, sì. Perfetto. Azione, non ci uccide, non ci uccide, bravo, bravo, vedi che capisci, pirolancio. Siamo quasi, tra l'altro, già arrivati alla prossima città, manca veramente pochissimo, ragazzi. Manda un altro Koffing, allora. Se mi fa azione potrei resistere, se mi fa autodistruzione, beh, sono morto. Pirolancio. Azione, dai che resisti, dai che resisti. Mamma mia, tutto calcolato. Pirolancio. Sì! Dai, bella così Namel. Bravo. Bravo Namel, ti meriti una gassosa. Ok, abbiamo sconfitto Lao. Ninja, mi dispiace. Hai perso. Ora cosa fare? Facciamo borsa. Diamogli appunto una gassosa se ancora ce l'abbiamo. Vabbè, ci abbiamo i super pozioni, va bene lo stesso, però Namel, ti accontenti? Beh, bene così. Ora cosa fare? Intanto raccogliamo l'altra cenere che è cascata. E sì, usa repellente, non mi va di incontrare spin da volontà. Consigli utili, pulsante di scelta rapida. Sapevi che puoi assegnare col pulsante Y gli strumenti? Lo so. Oh, tu che fai con l'ombrello qua? Uso l'ombrello per riparare il mio caro Namel da questa cenere vulcanica sporca e fastidiosa. Ma al mio Namel in verità piace la cenere, quindi... niente, gliela lascio. Non uso l'ombrello, carissima. Ok, Namel versus Namel. Ok, chi attacca primo vince praticamente, credo. Vediamo un po'. Ok, provo a fare lo stesso un attacco magnitudo. Magari mi fa un magnitudo tipo 9. No, 6. Vabbè, peccato. Poi l'insegno terremoto, ragazzi, è devastante. Lava sbuffo? What the fuck? Vabbè, magnitudo, faccio anch'io magnitudo. Fai un'altra volta. E magnitudo 7, questa volta più forte, siamo fortunati. E muori Namel. Perfetto. Beata è stata sconfitta. Non sei tanto beata, secondo me. Comunque, in questo percorso ci sono un po' di cose da fare, vedrete, vedrete. Ok, qui c'è una MT. Doppio team, che non ci serve praticamente a nulla. Giusto se vogliamo eludere il Pokémon avversario, ma no. Ok, battiamo questo allenatore. L'eruzione del vulcano provoca che prova che la Terra è viva. Beh, sì, c'è un nucleo interno, quindi sì. Ok, Aron. Contro Aron potremmo fare un attacco pirolancio. Dovrebbe essere super efficace, credo. Credo. Vediamo un po'. Vai, pirolancio. Protezione. Pareva. Lancio. Muori. Muorici male. Non è super efficace. Bene. Non ho sbagliato. Si vede che ancora non è di tipo acciaio. Tiro lancio. Non mi ricordo sinceramente Namel di che tipo è. Boh. Vabbè. Vai. Tiro lancio. Muori. Ok, saliamo anche al 20, perfetto. Non mi ricordo a che livello si evolve Namel. Tuttavia, abbiamo battuto anche Floriano. Floriano. Diamo una bella altra pozione a Namel, che sta facendo veramente un ottimo lavoro. Bravo Namel. Andiamo dritti di qua. Ecco la casa, ragazzi, che vi parlavo. Guardate, Allora, intanto prendiamo questo strumento che è Eteremax. Se voi andate in questa casa e date della cenere al signore dentro, vi darà in cambio i cocci del vetro, guardate. Questa zona è coperta di cenere vulcanica, friulì friulà. Sai, io ho talento, friulì friulà. Dalle cenere vulcaniche ricavo il vetro e creo degli strumenti, friulì friulà. Vai, anche tu a raccogliere la cenere da questo friulì friulà. Ok, otteniamo sacco cenere per raccogliere la cenere naturalmente. Basta per il sacco cenere andare tra i mucchi di cenere, friulì friulà. Si riempirà di cenere vulcanica, friulì friulà. Quando pensi di averne abbastanza, torna qui da me. Bene, parliamo anche col bimbo. È così divertente
soffiare nel flauto di vetro mentre il capo parla. Friuli friula. Bene ragazzi, sì, ci darà dei flauti di coccio e di vetro appunto, e saranno veramente molto utili. Comunque, se voi raccogliete questa cenere, vi faccio un esempio, e tornate dentro, lui vi dirà quanta ve ne manca. Guardate un po'. Hai raccolto delle cenere, friuli friula. Ancora non basta, ce ne vuole di più. 235 grandi per fare un flauto, e a ogni flauto se ne serviranno sempre di più. Quindi ragazzi, andate a raccogliere la cenere. Tuttavia, nessun problema. Beh, parliamo anche con lui. Wow, la tecnologia moderna è qualcosa di straordinario. Guarda questa cenere vulcanica, può essere trasformata in vetro. Esatto. Ok, andiamo di qua. Altra cenere, altra cenere. Usare le pelente, sì, altra cenere. Ehi, ninja. E comunque ragazzi, vi farà dei flauti che potrebbero essere anche utili. Quindi andate appunto a raccogliere la cenere. Ma ecco, ora io non ho proprio tempo da perdere per appunto raccogliere la cenere. Preferisco battere gli allenatori e arrivare appunto a Brunifoglia, dove ci aspetta appunto Vera per dirci delle cose importanti. Facciamo pirolancio. Perfetto, il Ninkado è morto. Allora, continuiamo. Ninja Lash. Ok, e tra l'altro, facendo un pirolancio, cosa fare? Questi punti esperienza dovrebbero far salire al 25 Magnetic, credo. Di Ninja Lash, appunto. Credo, vediamo un po'. Ok, vediamo un po'. No, sì? No, ok, ancora no, manca ancora un po' per evolversi appunto Magnetic. Va bene, comunque, dato che ci siamo, raccogliamo anche quella cenere là e prendiamola questa Pokéball, iperpozione. E ragazzi, non ci dovrebbero essere altri strumenti da queste parti, credo. Vediamo un po', forse qualche ninja nascosto, ma non credo, Forse vediamo un attimo. Sì, uno strumento c'è. Esatto, era Pipita, non c'è altri strumenti da raccogliere. Ora, fatto questo, cosa bisogna fare? Andare appunto a Brunifoglia. Andiamo. Bene, ecco Brunifoglia, ragazzi. Fai il cartello Brunifoglia. Eccoci arrivati, ecco qua. Prima cosa andiamo al centro Pokémon, poi esploriamo la città. Centro Pokémon perché? Beh, perché appunto dobbiamo curarci la squadra, che era messa un po' male dalle lotte. Namel, Magnetic, sì, Magnetic, ciao, Electrike, Lowred, Suello e Grovyle. Fatto questo, parliamo con la signora qua. Eh? Oh, ciao, e tu chi sei? Ah, ti chiami Frederick, vedo che sei un allenatore. Ciò significa che usi il sistema memoria Pokémon di mia invenzione. Non può che essere così, è sicuramente sei qui per controllare qualcosa del tuo PC. Ah sì, scusa, io sono Lanette, sono davvero contenta di conoscerti e sono molto felice che usi il mio sistema memoria Pokémon. Se hai occasione, passa dalla casa mia, abito al percorso 114. Ok ragazzi, nella prossima parte andremo anche a trovare Lanette appunto, che è appunto la creatrice del PC, e se voi adesso andrete qua ci sarà scritto appunto PC di Lanette. Ok, e sposta Pokémon. Questo sarà appunto il PC di Lanette. Non abbiamo praticamente Pokémon nel box, abbiamo pochissimi Pokémon, niente di che. E niente, parliamo anche col signore qua. La campagna di Brunifoglia coltivano piante robuste che crescono anche nella cenere vulcanica e tutta sfoglia. Quindi facendo così si possono attirare i Pokémon selvatici. Allora questo non mi serve più. Se vuoi puoi usarlo tu. Grazie per il miele. Thank you so much. Ok, andiamo avanti. Repellente è finito, non mi serve più tanto. Ora, qui ci dovrebbe essere il centro market, Poké Market, poi che cosa c'è? Ah, ecco, c'è Vera ora, mi sembra che c'è Vera. Adesso Frederick, ho bisogno di te, vieni. Certamente. Ok, sai che io studio... sai che lo studio di meteoriti del professor Cosmi è stato rapito da certi tipi poco raccomandabili? Se si fanno chiamare team qualcosa. Quei brutti ceffi sono quelli del team Magma. Sembra che intendano usare il meteorite su cui sta indagando il professor Cosmi per i loro loschi piani. Quando gli hanno detto che erano interessati alle sue ricerche, il professore li ha seguiti tutto contento. Frederick, ti prego, aiutami. Le ricerche del professor Cosmi verranno usate per qualche scopo malvagio. Dobbiamo fare qualcosa.
Io intanto vado, ci vediamo alle cascate meteora. Quanto tu dite, Federic? Ok ragazzi, dobbiamo andare alle cascate meteora per recuperare appunto le ricerche del signor Cosmi. Tuttavia, qui c'è un microscopio interessante. Figo. Qua c'è invece un telescopio. Vediamo un po'. Un telescopio all'avanguardia. Sembra piuttosto puntato su un settore particolare dello spazio. Wow, pure io lo voglio. No, qua c'è un meteorite, tra l'altro. C'è un misterioso meteorite caduto dallo spazio. Eh beh, sicuramente è caduto dallo spazio. Cosa c'è invece? Niente. E niente, parliamo anche con lei. Professor Collins è stato portato alle cascate meteora nel percorso 114. Aiutalo, ti prego. Va benissimo. Comunque ragazzi, la città è questa, non c'è altro da vedere. Ci sta giusto questo per fare le gare Pokémon. Ricca di orticelli. Hai già sfidato Fiammetta? La cavolesi di Cordilava? No. Ok. Questo appunto è l'arena Pokémon, dove potete andare a sfidare appunto le altre sfide difficili appunto. Guardate un po'. Come al solito non c'è tanto da fare. Dovete giusto andare a fare le gare di livello normale, eccetera eccetera eccetera, in tutte le città. Ora, cosa fare, cosa fare, cosa fare, cosa fare? Parliamo anche con lei. Mewiu! Mewiu! Carinissimo. Ehi, guarda, questo è il mio prezioso Meryl. È dolce e tanto coccolone. Tu ne hai uno? Il suo pelo è morbido da accarezzare. No, io non ne ho uno e non lo vorrò. Comunque, questo è per cosa 114, ragazzi. Andando a sud si dovrebbe trovare appunto il professor Cosmi nelle cascate meteora. Ma lo faremo solo dalla prossima parte. Perché? Perché ora dobbiamo andare in questa casa a vedere delle cose. Ok, parliamo col signore. Io sono il ricorda mosse. Conosco tutte le mosse che i Pokémon imparavano via via diventando forti. E posso far ricordare loro quelle che hanno dimenticato. Ebbene, in cambio una scuola buona, ragazzi. Quindi avete capito un po' questo cosa fa. Vi ricorda appunto le mosse. Ma non abbiamo una scuola cuore e non ci serve, quindi non ci andremo. Qui ragazzi, questo tizio vi darà fossa, mi sembra. Questo dovrebbe essere la casa dell'esperto di fossili, appunto. Salve! Il mio fratellone è l'esperto di fossili. È un tipo simpatico che ama i fossili. Gli piace da matti scavare. Questo buco l'ha fatto lui. Prendi questa, così potrai scavare delle fosse anche tu. Grazie, metti 28 fossa. Comunque ragazzi, abbiamo già preso tutti gli strumenti che c'erano in questa città. Non c'è praticamente altro da fare. Di qua appunto si andrà da sto tizio qua, che piano piano scaverà sempre di più. Sono l'esperto di fossili. Sono un tipo simpatico che ama i fossili. Ne vorresti uno? Piacente, ma questi fossili sono tutti miei, non posso darteli. Se proprio ci tieni, vai nel deserto sul percorso 111. Certo, là ragazzi prenderemo anche noi un bel fossile nel percorso 111, dove non ci potevamo andare, ma ci andremo il prima possibile. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio ancora una volta per aver visto questa parte della guida Pokémon Rubino Omega Zaffiro Alfa. Fatemi tutte le domande che volete qua sotto nei commenti. Vi faccio ancora una piccola panoramica di quello che appunto è questo percorso 114 e questa città. Là, una volta usato cascata, mi sembra che si trova una caramella rara, se non mi sbaglio, dai vecchi giochi. Qui c'è un signore. Il mio Pokémon non fa che usare boato, quindi nessuno osa avvicinarmi. Sì, fammi il piacere, prendi questa MT. Bene, ora il tuo non sarà più buono, quindi grazie. Abbiamo preso anche questa MT, ragazzi. Non c'è altro da fare, praticamente. Dobbiamo andare giusto nel percorso 114, come vi ho già detto. E niente, qua si trova una cosa, che è Pepita, ora che mi ricordo. E basta, abbiamo preso tutto. Io vi aspetto con la prossima parte della guida Pokémon Rubino Omega sul mio canale. Ciao a tutti!